Per chi usa o si occupa della gestione dei sistemi SAP, potrebbe essere comodo immaginare che fosse tutto come pensato da questo strumento. Purtroppo o per fortuna non è quasi mai così. In azienda ci sono molti software utilizzati, spesso molta complessità, da gestire ed integrare. Non esiste solo SAP quindi, ma come fare ad integrarlo con tutto il resto? Scopriamo quali sono i passaggi principali per collegare SAP ad un SIEM già presente in azienda, valorizzando il controllo e il governo dei dati. Ciao, sono Massimo e oggi scopriamo insieme come sfruttare i dati già presenti in SAP all'interno di un sistema di correlazione di eventi. Ma cos'è un SIEM? Si tratta di un acronimo, Security Information and Event Management. Bene, adesso che abbiamo detto che cosa significa l'acronimo, non credo ti serva molto. Proviamo a dirlo con altre parole e vedere assieme cosa e come può essere utilizzato, soprattutto in ambito SAP. Si tratta, semplificando, di un sistema che permette di archiviare, processare e correlare gli eventi ed i log security. Esistono in realtà diversi sistemi che possono fare un sottoinsieme di quanto fatto da un SIEM. Ad esempio, possono esserci sistemi che correlano eventi di sicurezza o sistemi che correlano eventi basati sui log. Che cosa fa un SIEM? Permette di raccogliere, normalizzare e correlare log o eventi di sicurezza. Quanto sopra viene poi esposto agli analisti security in modalità di report o eventi, notifiche da gestire. Ma perché diventa fondamentale avere un SIEM? Nei sistemi SAP, e non solo, oggi esistono tantissimi meccanismi di log e generazione di eventi di sicurezza specifici. Ne esistono davvero moltissimi. Prova solo ad immaginare quanti sistemi hai in azienda, sistemi Microsoft, Unix, firewall, router, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, applicativi di ogni genere, ad esempio SAP, in azienda oppure in cloud, e così via. Quanti log ed eventi possono produrre? Non pochi, sicuramente. È importante che tutti questi siano comunque attivi. Ma se già oggi non esiste nessuno in azienda che verifica questi log, l'uso che ne stai facendo è sicuramente molto basso. Nei prossimi anni, i sistemi periferici, ovvero quelli descritti prima, avranno e gestiranno un numero ancora maggiore di eventi e log. Ecco quindi l'esigenza di centralizzare, analizzare e correlare gli eventi in un unico strumento, il SIEM, appunto. Cosa ti permette di fare un SIEM? Ad esempio, centralizzare in un unico dashboard tutti gli eventi, definire e gestire dei piani di rimedio delle attività emerse, anche verso fornitori, definire dei pattern per analizzare solo ciò che viene considerato rischioso. SAP ha un suo SIEM, chiamato SAP Enterprise Threat Detection. Può correlare eventi SAP, ovviamente, ma anche eventi terzi. Se hai già un SIEM in azienda, cosa aspetti a collegarlo ai sistemi SAP? Spero di esserti stato utile, ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog www.aglia.com/blog se vuoi ricevere degli aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. A presto, ciao!